Ciao a tutti ragazzi, io e Picettino oggi vi portiamo in una storia su cui ho tentennato un po'. A Lucca l'ho maneggiata anche nella sua Variant Edition, ma brutalmente mi ha frenato la pecunia, quindi l'ho recuperata oggi che un po' di pecunia ce l'avevo. Parlo del secondo cartonato team-up Bonelli DC, ovvero Nata, Never e Justice League, doppio universo. 24 euro, cartonato, dimensioni assolutamente consone, 140 pagine circa, di cui un 120 abbondante sono il fumetto più i redazionali, davvero ce ne tanti. Qualità costruttiva ottima, davvero bello eh, da maneggiare esattamente come quello di Flash, anche questo dà un, un assoluto senso di, di solidità ed è molto bello. E ve lo dice uno che i cartonati li digerisce malissimo, veramente molto molto bello. Beh ragazzi qua c'è tanto e poco da dire contemporaneamente. Poco perché si spiega da solo, è un team up tra i personaggi iconici, ovvero quella Justice League di inizio, fine anni 90-inizio anni 2000 di Graham Morrison, fondamentalmente quella che trovate ristampata adesso nei, nei bonellini in, in edicola 4.90, e una delle Justice League che tra l'altro a me piace di più. E Nathan Never e il suo universo, che però in copertina è rappresentato molto poco, perché ci sono solo Nathan e Lex. Comunque ci sono anche altri personaggi. Posso dirvi che è interessante? Sì. Posso dirvi che mi ha stupito? Sì. Posso dirvi che è una figata? Sì. Quindi, già qua possiamo chiudere il, il discorso del bello brutto. È bello, punto, davvero complimenti. Ma magari vorreste qualcosina in più? Va bene, parliamo di qualcosina in più. Il primo qualcosina in più è soggetto e sceneggiatura di Michele Medda, Beppivigne e Adriano Barone. Ai disegni Sergio Giardo. Beh. Io partirei un attimo dal discorso disegni di Sergio Giardo perché ragazzi ha fatto un signor lavoro insieme ai colori Daria Cerchi, Virgina Chiabotti. D'Aria Cerchi, Virgina Chiabotti dicevo che fanno i colori. Posso dirvi che è una figata ragazzi. Io veramente l'ho letto e ci sono rimasto. cioè i disegni sono belli, sono tanta tanta roba. Abbiamo i tecnodroidi, abbiamo i tecnodroidi regolari, non quelli del mondo di Nemo e dei giganti di Nathan, ma quelli, quindi quelli che hanno avuto a che fare con Nemo, quindi Nathan Never del futuro. Faccio un po' di spoiler, ma è minimal, ok? Yes, i primi tre giganti di Nathan Never sono Bibbia, leggeteli. Um, torniamo a noi, dicevo, avremo a che fare con i tecnodroidi la serie regolare, quelli con Raven, con April Frame, con May Frame, con June Frane, le sorelle insomma. Sono quei tecnodroidi lì. E posso garantirvi che ne vale la pena. Selena è un personaggio che io personalmente adoro alla follia. I Technodroidis sono la versione Borg del. sì, sono un po' una versione dei Borg di Nathan Never, Borg se... Trecchiani, di Star Trek di Nathan Never. E sono una cosa bellissima. Io adoro alla follia Selena. E qua abbiamo e qua abbiamo di cui, tanto di cui parlare con loro, sicuramente Giardo fa un bellissimo lavoro, vedete le tavole vedete come si amalgamano bene la fantascienza nata Neveriana che è un po' più a volte pane e peperoni rispetto, perché è un po' più italianizzata rispetto a quella ultra mega year fantasy fantasci americana eppure ci sta benissimo ricordiamo che comunque su Nathan Never abbiamo avuto personaggi con superpotere pensate al vecchio Gabriel per dire, ecco quindi trovarsi altra gente che fa cose tipo Superman, è incredibile no? Però per loro non è nemmeno così strano. Siamo in un futuro in cui qualunque cosa vediamo noi sembra fantascienza. Pensate a quando Martin incontrò Nathan. Che cosa successe? Ecco. Qua abbiamo un po' il, il senso invertito, no? Devo essere sincero, i disegni sono fantastici, li ho amati alla follia, mi sono piaciuti tanto. Sigmund batte tutto, devo dire, Sigmund è uno dei personaggi che qua esce meglio raffigurato, io lo adoro. Batman è un personaggio che io non ho mai amato, ma qui è ben raffigurato, sono tutti molto belli. Il buon flash che ha già avuto le sue luci della ribalta con Zagor qui è un pochino in secondo piano, anche se è un motore e non è, tra virgolette, ma proprio è motore della vicenda in una parte della vicenda. Posso dirvi che davvero sono molto molto contento e soddisfatto. Mi fa molto piacere aver visto una cosa di questo genere e posso soltanto dirvi wow, davvero, graficamente c'è poco da dire. Sono impressionanti, questa opera è pronta così com'è per andare sul mercato americano. Non sfigura davanti a nessuna delle cose che potete trovare sulle, sugli scaffali delle fumetterie americane, davvero, è già perfetta così. Giardo e il team di colorazione hanno fatto un lavoro magnifico, sfido qualunque amante della DC a trovare anche solo un pelo da ridire sull'interpretazione dei personaggi che ripeto si rifà al Gran Morrison dell'epoca quindi davvero molto bella la storia beh ragazzi la storia è particolare perché i tecnodroidi i tecnodroidi che annusano il, la possibilità di utilizzare Cyborg Victor magari ve lo ricordate perché avete figli avete visto i Teen Titans Go esatto proprio quel Victor è qualcosa di incredibile. Cyborg è un personaggio particolare del mondo DC. È un personaggio facente parte in maniera attiva e pesante della Justice League of America. Anche se è della Justice League nuova, fondamentalmente, quella più, più nuova. Nella copertina lo trovate qui. E lui è un po' l'incolpevole uh, motore di tutta la faccenda, manovrato dai tecnodroidi, dove la nostra Selena fa veramente il, uh, i numeri da circo. È un personaggio fantastico. Che poi tutto sommato, senza fare spoiler, nell'arco della storia io non me la sento neanche di essere negativo nei suoi confronti. Insomma, c'è una motivazione al di là del dominio e cose varie. C'è una motivazione di fondo delle sue, delle sue mosse. Eh, quindi non si riesce nemmeno ad essere così contrari. Infatti, Nathan sarà il personaggio che farà una delle azioni più incredibili del. E più sensate umanamente di tutta l'opera, quindi Nathan sarà il grande protagonista insieme a Batman. Ebbene sì, nonostante Superman sia un po' il motore del, dei, dei redazionali che troviamo all'inizio, si parla molto di Superman no? nel, nel primo redazionale, ma anche di Batman. Sarà un po' una cosa particolare. Superman e Batman. Sono un po' due contraltari: il super uomo e il uh, come posso dire e l'uomo comune. Perché comune, uno che ha tutti questi soldi non è tanto comune. Però diciamo che è un uomo senza poteri, ok? E al di là delle. Se pensate alle go movie, la rivalità che c'è con la regina, quello che voglio quando fa il balletto contro Batman. Che fa le allusioni a Superman. Ecco, tra i due, senza arrivare al comedy, così, c'è sempre stata una nemici e amici. E qua abbiamo proprio questo dualismo: no? Superman che si trova in questo mondo in un determinato modo, Batman che si trova in un altro. E Batman, dal mio punto di vista, e lo dico da non amante del personaggio, chi mi conosce sa che io il pipistrellazzo non lo amo neanche per sbaglio, lo trovo veramente ben riuscito perché non si scompone. Parte eh, razionalizzando, ottimizzando tutto quello che ha, l'utilizzo insieme a Sigmund è fantastico, io farete una miniserie o Batman Sigmund, la voglio perché è Dio veramente, e posso dirvi che è davvero incredibile. Saranno poi i due lati umani finali ad essere sull'altare, sugli scudi, con quel, il gesto che vedrete in fondo su Selena, se è Selena o se, non mi ricordo mai, vabbè, comunque avete capito, la capa dei tecnodroidi, grande personaggio. E si incontreranno senza mezze misure. e eh, Sarà veramente un salvataggio di due realtà. Il solito, un team up apocalittico, ecco. Senza snaturare né l'agenzia alfa, senza snaturare i personaggi. Ovviamente, Superman con uno stratagemma sarà un pochino ridimensionato per ovvi motivi. Poi vabbè. Avremo anche altri personaggi. L'anterna verde, che sarà, un, non dico di secondo piano, ma un pochino meno utilizzato. Anche lui con uno stratagemma sensato. Ovviamente non si possono buttare dentro i mega power, altrimenti il gioco diventa forse un po' troppo facile. Quindi vanno un po' depotenziati. Un po' come è successo anche per il Flash con Zagor. Aquaman, interessante, anche se è un personaggio che pure lui mi è piaciuto sempre sì e poi no, però molto interessante qui. E Diana, la nostra principessa guerriera Wonder Woman, che sarà protagonista di Siparietti interessanti con l'ex, che farà interessanti Siparietti anche con Batman. Ora, mh, il personaggio di l'ex non è mai stato facile da usare e bisogna anche cercare di dargli una connotazione di un certo tipo, nel senso che o si utilizza l'ex weaver, quella ironica ma crepuscolare degli esordi di, di Nathan Never, quindi sì, per carità, con la battuta, ma sempre con quel riso amaro, con quel cinismo, o si usa la Lex più fanny, più, non dico scema, però quella più, um, più morbidona, quella più, più simpaticona della sua serie regolare, o si usa l'attuale Lex che è un po' un miscuglio dei due, anche se ancora non l'ho inquadrata bene. Ecco qui si è scelto, secondo me, un po' l'indirizzo centrale, quindi quello della vecchia Lex. In alcuni punti, per renderla più Harley Quineggiante, sì, sarà lo stesso Batman a, rendere, a dire questa cosa tra le righe. La fanno esagerare un po'. E eh? secondo me, dopo un po', Lex diventa un fino stucchevole per i miei gusti. Ecco, forse Lex è il personaggio che in tutta questa storia mi è piaciuta meno. Belle comunque le sue iterazioni, bella anche l'iterazione con, con Diana. vabbè, A me piace molto Wonder Woman, è venuto a girarci intorno. Insomma. Con questi presupposti avete una storia che unisce molto bene il mondo Nathan Neveriano con i suoi pro e i suoi protagonisti. Ovviamente non c'è spazio per tutti i protagonisti di questo mondo, quindi qualcuno sarà un po' più in primo piano, qualcuno in secondo piano, esattamente come la DC. Però devo essere sincero, mi ha stupito, una storia che unisce bene, che ha un senso di partenza che non ti porta il solito buono contro cattivo, cioè i tecnodroidi non sono certi vicini di casa che vorresti avere, però qui all'interno di questa storia ha un loro senso, ha un loro perché e sotto sotto un po' le motivazioni le capite e le approvate anche voi. Dite di no, mi raccomando. Posso dirvi che è una bella storia, che i team up mi hanno convinto, allora per chi mi conosce, sa che dei tre team annunciati quello di Dylan è quello che mi ispira meno in assoluto ma sarà quello che recupererò comunque questo ero indeciso quello Flash e Zagor ero convintissimo che sarebbe andato bene Flash e Zagor è andato non bene, benissimo questo qui mi è strapiaciuto, davvero ve lo consiglio anche il prezzo, è, cioè ci sta tutto il prossimo vedremo come sarà uscirà in edicola quello di Dylan come inizio posso dirvi ragazzi che con Operazioni così, la Bonelli si conferma pronta per fare lo sbarco in America. La DC riesce a entrare nel tessuto dei fumetti Bonelli senza snaturarsi. Certo, degli accorgimenti sull'azzurrone e sull'anterna verde e anche su Flash quando è stato Zagor sono stati d'obbligo, altrimenti sarebbe stato troppo. Ma usati così ha funzionato benissimo. Tra l'altro, ragazzi, chiudo con gli extra che ci sono in fondo abbiamo Universi Umani, Adriano Barone abbiamo Agenti Alfa e Supereroe quindi abbiamo anche un, una chiacchierata sull'impianto grafico veramente molto bello, ma davvero molto figo e poi abbiamo citazioni e omaggi in cui ci vanno un po' a svelare in pochissimo alcune chicchette anche se alcune sono abbastanza palesi insomma, volume molto completo Storia molto interessante, disegni superlativi. Quando sbarchi in America, se sbarchi in America, gli facciamo vedere che anche noi italiani supereroi li sappiamo fare. Beh, raga, promosso davvero. Ve lo consiglio. Se dovesse uscire in economica in edicola, secondo me può fare davvero il botto. Anche se a malincuore, qua sento già ridere qualcuno che conosco molto bene. Devo essere sincero, le tavole così sono veramente ad ampio respiro. Sono veramente gradevoli. Sono veramente la morte loro. Quindi, Nathan Never, Justice League, doppio universo: due mondi che si incontrano, che non stonano uno con l'altro. Qualche compromesso assolutamente sensato per portare a casa un team up coi contro co -honest. Mi raccomando, ragazzi, provate a leggerlo anche voi. Se esce in Economica è un must have, cioè lo dovete avere, se non esce. Aspettate, magari, qualche offerta. Cercate il mercatini dell'usato. Fatevelo regalare durante qualche ricorrenza o se, siete, o se avete fondo cassa, subito andate a prenderlo perché ne vale davvero la pena. bacio e braccia. Ciao, ragazzi.